Immediato post partita del primo match di questa stagione, Coppa Toscana, primo incrocio nel derby elbano. L'audace di Dennis Deja viene a vincere al Teseo Tesei 3-1 dallo 0-1. Che impressioni alla fine dei primi 95 minuti della stagione? Sì, buona impressione, dai. Insomma, abbiamo fatto un bel allenamento, è stata la prima partita ufficiale. All'inizio eravamo un po' tesi, però insomma, poi piano piano i ragazzi hanno giocato, insomma, è stato un bel test e andiamo avanti. Ti vedo un pochino perplesso. No, sono stanco, più che perplesso. Siamo molto fiduciosi, ci abbiamo ancora da lavorare e da migliorare tanto. Ok, per cui adesso voi aspettate il terzo scontro, giocano la perdente contro il Porta Azzurra a Porta Azzurra e poi si conclude con Audace Porta Azzurro che chiuderà questa tripletta del gironcino elbano di seconda categoria. Abbiamo notizie sulle squadre del continente, come sai se qualcuna si è attrezzata per impedirvi di volare altissimo, perché sareste date, te e la Campese, tra le favorite del torneo? No, non sappiamo niente, noi l'unica cosa che bisogna pensare a noi, sicuramente ci sarà qualche squadra molto attrezzata, soprattutto fuori, noi bisogna pensare a noi, a lavorare, a migliorare e soltanto in quella maniera riusciremo a fare qualcosa di buono. Senti, il rientro di Francesco a tutto campo sicuramente vi spiana la strada per una gestione tecnica importante delle vostre partite. Sai, Francesco è un giocatore, insomma, lo conoscono tutti, è un giocatore per noi fondamentale, insomma, anche lui ha bisogno ancora di entrare in condizione, però si vede già la sua leadership in campo e noi avevamo bisogno di quello, soprattutto una squadra giovane come la nostra. E avete un grandissimo lista che ha fatto una parata a capolavoro sulla stoccata di Petrocchi che poteva valere lì per lì il 2-2. Poi, come si dice, il vecchio detto che si ripaventa, go sbagliato, go subito, 3-1 per voi. Lì siamo stati un po' polletti, abbiamo dormito un po' e chiaramente all'ultimo c'è sempre l'occasione della squadra che perde, però insomma noi ci avevamo potere più forte non soltanto di questa categoria, ma di parecchie categorie, e quello è un valore aggiunto. Dall'altra parte, gli sconfitti, che dire, la Campese ci riporta un pochino piedi per terra, Gianni Cassinelli, non ci eravamo più abituati, inizia la Coppa Toscana, è un gironcino di precampionato, non dico a livello amichevole, ma quasi, va in vantaggio 1-0, ti fai rimontare con un gran gol di Fusai alla fine del primo tempo, poi commetti due sciocchezzuole nelle retrovie e trovi un Nicolì Chiarpia cinicissimo, 3-1 Audace. Cose ne hai tratto? Ti sentivo parlare con mister Ferrini di come i tuoi non hanno gestito i palloni nella maniera adatta o consona. No, vabbè, siamo stanchi del lavoro che abbiamo fatto, perché queste due settimane, dal 19 a oggi, abbiamo lavorato tanto sulla parte atletica, perché poi l'anno è lungo, quindi sicuramente c'è un po' di fatica. E sì, la partita è andata una bella partita, l'Audace è sicuramente una buona squadra, sarà una squadra che sarà in cima a tutto il campionato, quindi sicuramente sono bravi. In realtà poi si era messa bene, avevamo difeso bene il primo tempo, si era messa bene 1-0, l'1-1 arriva, sì, un bel gol, ma un errore su una chiusura, doveva chiudere meglio probabilmente su questa palla che arriva alta, ci dobbiamo essere anche noi, e va bene, 1-1 ci sta. 2-1 viene da un retropassaggio sbagliato, gestito male, ma succede, bisogna essere più attenti a non farlo, però può succedere. E il 3-1, vabbè, ormai eravamo spinti tutti in avanti per cercare un pareggio, poteva una mischia, vedere se succedeva qualcosa, quindi va bene, è andata. Il classico detto che si avvera di nuovo, gol sbagliato, la grande parata dell'Ista su Petrocchi, ribaltamento, palla per il centravanti dell'Audace, Nicolicchia, che con un pallonetto fa secco. Sì, succede questo, sbagli un gol, potevi fare il pareggio, e succede che vai sotto di 3-1, vabbè, è il calcio, lo sappiamo, quindi niente, c'è da lavorare, c'è da andare avanti. Sì, queste partite di Coppa ci servono, sono partite che ci servono per la preparazione, per preparare il campionato, servono, le facciamo volentieri, ci siamo, se si vince meglio, sempre, se si perde andiamo avanti.
Ora c'è questo mistero Portazzurro che non ha fatto presentazione, non sappiamo quasi niente. Progetto giovanile, vorrebbero far giocare, credo, tutta la squadra juniores e chi è rimasto a Portazzurro in seconda. Per me è un leggero azzardo mandare tanti giovani allo sbaraglio. La seconda è un campionato dove certi ragazzi dovrebbero essere muniti di doppie ginocchiere e doppie parastinchi. Ma Portazzurro sicuramente l'allenatore è bravo, Pileri è un allenatore che ha fatto tanti anni, ha sempre fatto bene, quindi sicuramente troveremo una squadra attrezzata, non troveremo degli sprovveduti. Pertanto sono convinto che sarà un'altra bella partita, un'altra bella battaglia, come dici te, in seconda categoria sono tutte battaglie e quindi ci prepariamo ad arrivare al campionato. Si lavora tutta la settimana, domenica abbiamo questa occasione per rimetterci un po' alla prova e vedere dove siamo arrivati. Ok, allora Gianni, ci riproponiamo alla prossima puntata, vedremo se una settimana in più porta miglioramenti per farci trovare pronti per l'inizio del campionato. Ah, è uscito il calendario, che tu sappia nel frattempo? È uscito il calendario. La prima partita della Prima Campese in partita siamo seconda? A fuori casa a Salivoli. Salivoli, quasi il derby del canale, un derby del canale 2. Ok, Gianni, grazie, Ma forza, grazie a salute voi, ragazzi, va bene così. sicuramente va bene. E la palla è rotonda, qualche volta va bene, qualche volta va male. Buon lavoro e a Grazie, presto. ciao, a presto.